Bene, allora entriamo nell'ultima parte della mattina, che è una parte un po' più, diciamo, sia di dialogo, perché vi leggerò alcune domande che ci sono arrivate e risponderò, e sia anche di racconto, di testimonianza. Vorrei cominciare proprio dalle testimonianze. Sapete che in alcune parrocchie della diocesi è in corso una sperimentazione dell'iniziazione cristiana, quindi della catechesi dei bambini e dei ragazzi, il completamento dell'iniziazione cristiana. Noi per lo più abbiamo bambini battezzati, quindi facciamo il resto dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi la cresima e la comunione. Allora, un gruppo di catechisti un paio di anni fa ha cominciato a lavorare per rinnovare l'iniziazione cristiana sulla base di quello che il cardinale ha chiesto. Erano stati dati dei paletti, delle indicazioni e è stato formulato un progetto che poi è partito in chiave sperimentale in 12 parrocchie e alcune altre parrocchie cominceranno questo anno che comincia. Il senso di questa sperimentazione è una sperimentazione, quindi poi raccontare agli altri come sta andando, in modo che si possa trarre spunto, si possa aggiustare il tiro, si possa soprattutto riflettere insieme su come facciamo l'iniziazione cristiana. Cos'è l'iniziazione cristiana? È la prima parte della catechesi. La catechesi ha tanti livelli diversi, l'iniziazione cristiana è la base. Quindi facciamo l'ABC del cristianesimo, diamo solo i fondamenti del cristianesimo. Chi di voi fa catechesi della comunione e delle cresime, è solo i fondamenti del cristianesimo che dovete dare, non entrate in dettagli, non serve a niente. Non dovete formare cristiani belli e fatti, dovete solo dare una spinta per cominciare. Poi ci pensa lo Spirito Santo. Quindi la catechesi dell'iniziazione è sempre una catechesi iniziale che non pretende di chiudere, non pretende di arrivare a un risultato, ma solo di avviare un processo, di avviare l'ascolto della parola di Dio, di avviare la fraternità, di avviare la celebrazione, di avviare la preghiera. State solo spingendo dentro un flusso. Allora, il quadro generale per poi ascoltare le testimonianze è questo. Questa proposta di iniziazione cristiana unisce il percorso di comunione e di cresima anticipando tutto all'inizio delle scuole elementari. Quindi la proposta di per sé prevede l'inizio della catechesi a 6 anni in prima elementare. E poi un percorso di 4 anni, quindi che unisce la comunione e la cresima, un percorso di 4 anni che si conclude nella quarta elementare. Ovviamente la catechesi noi sappiamo che non si conclude mai, no? Uno prova sempre a invitare, a fare, però sappiamo anche che devi dare un arco di tempo, soprattutto ai genitori che vengono a portare i bambini. Dico, quanto dura la preparazione alla comunione? Gli devi dire, dura tot. Poi lo sai che tu spingerai, no? Lancerai un invito, però bisogna dirlo. Allora, anticipa tutto alle scuole elementari, non solo per l'età del bambino, che è un'età già pienamente capace di incontrare Dio e di ascoltare la catechesi. Un bambino a 5 anni è già assolutamente in grado di avere fede, di incontrare il Signore, di dire sì a Dio, di amare Gesù. Sì, cioè non è che a 5 anni puoi essere meno santo che a 40, no? Quindi oggi in molte parrocchie cominciamo molto tardi la catechesi, quando i bambini sono già estremamente formati in altro modo. E poi soprattutto uno dei grandi obiettivi di questa sperimentazione sarebbe spostare l'attenzione da il bambino a il bambino nella sua famiglia. Quindi il soggetto della catechesi, non solo il bambino per cui il genitore arriva, mi lascia il bambino, io faccio catechesi al bambino e poi se lo ripiglia, ma la famiglia come soggetto della catechesi. Questa è una grandissima sfida di cui parliamo, almeno a livello italiano, nella Chiesa italiana parliamo da decenni. Sono decenni che diciamo dobbiamo spostare la catechesi non solo ai bambini e ai ragazzi, ma a tutta la famiglia. Ma è difficilissimo, no? Sapete voi, il rapporto con i genitori è sempre una sfida molto grande per chi fa catechesi ai bambini, dicono. Altro è l'adulto che viene per fare la catechesi in parrocchia, è un altro mondo. Allora, il fatto di cominciare con bambini un po' più piccoli facilita il rapporto con i genitori, perché a 6 anni, a 7 anni,
sono più, ancora un po' più presenti nella, nei bambini, nella vita dei bambini, e si lasciano con, diciamo, con gioia coinvolgere, ovviamente sempre secondo le caratteristiche personali, no? C'è sempre un po' di tutto. Quindi un obiettivo, unire tutto il percorso dell'iniziazione cristiana, che è un unico processo. Secondo obiettivo, spostare l'accento da solo il bambino alla famiglia del bambino, quindi coinvolgere in vario modo la famiglia del bambino. Terzo obiettivo, girare i sacramenti secondo il loro ordine teologico. L'ordine teologico dei sacramenti è che i sacramenti dell'iniziazione cristiana sono battesimo, cresima, eucaristia. Poi c'è un quarto sacramento che non fa parte dell'iniziazione cristiana, che è la riconciliazione. Se prendete il catechismo trovate i sacramenti in quest'ordine. Noi come tradizione, per vari motivi molto giusti, storici, legittimi, legati alle situazioni storiche, abbiamo cambiato un po' quest'ordine dei sacramenti per motivi pastorali. Allora, l'idea, l'indicazione del cardinale è stata quella di provare un percorso che invece abbia l'ordine tradizionale. Quindi si comincia con la cresima, stranamente, no? Perché invece dagli anni 60 in poi noi abbiamo considerato la cresima come sacramento della maturità. Questo è stato un tentativo che è stato fatto dalla Conferenza Episcopale Italiana, ma non solo, dopo il Concilio, di usare la cresima come sacramento della preadolescenza. I vescovi votarono nel 68 di collocare la cresima a 12 anni, non c'era mai stata un'età della cresima. Fu un tentativo di dire: proviamo a collegare la cresima alla preadolescenza, in modo da non fare la catechesi solo ai bambini, ma farla anche a quelli un po' più grandicelli, no? Questo fu il tentativo negli anni 60 per cui venne fatta questa cosa. E ora generalmente si stanno cambiando un po', sono vari tentativi, perché questa cresima non trova pace a livello di collocazione. In Italia, se vedete le diocesi, sono quelli che dicono: no, facciamola a 18 anni, no, facciamola a 20 anni, no, facciamola subito, no, facciamola. Insomma, ognuno fa un po' come. Ci sono varie sperimentazioni. Qual è stata la proposta che il cardinale ci ha fatto, ma che noi abbiamo poi elaborato, di fare la cresima come primo sacramento, cioè limitandosi a quello che è il dato teologico della cresima, il fatto che la cresima è la conferma del battesimo, per cui il vescovo conclude il battesimo, tu incontri il vescovo che ti accoglie nella comunità cristiana, impone su di te la mano, conferma il battesimo che hai ricevuto. Conferma vuol dire lo conclude, lo rafforza, no? E ti dice: tu sei figlio di Dio, tu sei in Cristo, tu sei unto come sacerdote, re e profeta e hai la pienezza dello Spirito. Quindi come primo sacramento la cresima, come secondo sacramento la comunione e come terzo sacramento la riconciliazione. Quindi immaginate un percorso in cui i bambini cominciano prima, appunto cominciano a 6 anni, e celebrano i sacramenti in questo ordine diverso rispetto all'attuale ordine. E ci sono poi delle note metodologiche, perché di per sé cambiare l'ordine dei sacramenti di per sé non serve a niente, ok? Non è che siccome giro, metto prima la comunione, poi la cresima, poi faccio, o cambiare l'età, facciamo la cresima a 5 anni, no, facciamola a 15, facciamo la comunione a 15 anni. Sapete che nella storia della Chiesa, nell'epoca moderna, molti proponevano di fare la prima comunione tardi, a 15 anni, almeno 12 anni. Non meno di 12 anni, perché la Eucaristia è il sacramento più grande di tutti, cioè come fai a capire, a partecipare pienamente da bambino? Pio X, 100 anni fa, all'inizio del Novecento, disse: no, ragazzi, i sacramenti non sono qualcosa che va capito, i sacramenti sono i doni di Dio. Dio ci comunica la vita nei sacramenti, dobbiamo darli subito ai sacramenti. Massimo 7 anni possiamo considerare come maturità necessaria. A 7 anni capisce già tutto ciò che è necessario per ricevere i sacramenti. Questo Pio X 100 anni fa, no? Ma per dire che l'età dei sacramenti non è determinante, l'ordine dei sacramenti non è determinante, il fatto di cercare di fare le cose nel modo migliore possibile è soprattutto per noi un modo di riflettere, ripensare la catechesi, trovare, essere autentici nella proposta che facciamo, no? Quindi non si tratta solo di fare degli aggiustamenti formali, ma di cercare di rinnovare anche il nostro metodo, mettendo assolutamente al centro la parola di Dio ascoltata,
e la celebrazione liturgica. La parola ascoltata vuol dire che veramente ascoltiamo la parola anche con i bambini molto piccoli. Non ti racconto il Vangelo, Gesù ha fatto questo, Gesù ha fatto quest'altro. Lo leggiamo il Vangelo insieme. No, questo è un punto fondamentale, ascoltiamo, perché io penso che tu bambino, anche di 6 anni, il Signore parla pure a te, non è che parla più a me perché ho 50 anni, parla pure a te, no? E lo ascolti tu come lo ascolto io. Bene, allora questo serve per introdurre le due testimonianze che ascolteremo. Ascolteremo una catechista e una mamma di due parrocchie diverse che ci racconteranno la loro esperienza di catechista e di genitore della catechesi. Va bene? Allora venite qui, prima Angela, poi Laura anche. Parlate da qua. Buongiorno a tutti, io sono Angela, una pensionata delle forze dell'ordine, una mamma e una catechista da 15 anni. Insieme con la mia co-catechista Alessia, anche lei mamma e però lavoratrice ancora molto giovane, abbiamo risposto sì a questa proposta fatta da Don Fernando, che è il parroco appunto della parrocchia Santa Maria del Carmelo, a questa sperimentazione. Sinceramente, per quanto mi riguarda, ero un po' scettica, perché forse sono stata una delle catechiste che per il passato aveva sempre sostenuto che i bambini dovevano fare il sacramento più in là, non bisognava fare il sacramento troppo presto. E quindi ho voluto provare questa esperienza. Abbiamo cominciato col proporre ai genitori delle elementari, questo cammino. Abbiamo accolto le iscrizioni e abbiamo formato una classe di catechismo sperimentale. In parrocchia però abbiamo mantenuto la catechesi tradizionale. Il cammino fatto con questa classe è stato dapprima un cammino fatto con le famiglie. Abbiamo cominciato ad ottobre con gli incontri in cui abbiamo dapprima illustrato qual era il progetto. Poi abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo fatto vivere alla famiglia il momento della luce, che poi avrebbero dovuto comunque fare insieme, in famiglia, possibilmente ogni settimana o nei periodi forti. E poi abbiamo vissuto il Natale proprio cercando di capire l'importanza del presepe, cercando di capire veramente che cosa accadeva, che cos'era il presepe. I bimbi hanno partecipato veramente anche al presepe vivente fatto in parrocchia. Intanto, mentre eravamo con le famiglie, abbiamo approntato e preparato una stanza che sarebbe dovuta poi essere la stanza dove avremmo accolto i piccoli per la catechesi. Questa stanza l'abbiamo fatta un po' in maniera che fosse veramente, insomma, a loro disponibile, che fosse per loro a loro forma, insomma, che si trovassero bene. Abbiamo messo un armadio, ci sono dei tavoli, dei cuscini che sono messi a cerchio intorno ad un angolo che è l'angolo proprio della preghiera e della parola. Poi sul muro abbiamo messo un albero della vita, stilizzato, in cui ci sono dei riquadri per le foto dei piccoli, in maniera che quando arrivano davvero loro si sentono a casa, e si sentono bene accolti e sentono, io sento veramente che loro dicono: qui veniamo e stiamo bene. Poi a gennaio abbiamo cominciato con i piccoli questa catechesi.
e dapprima, insomma, l'accoglienza, di solito l'accoglienza la facciamo in cortile, dove c'è un momento di gioco, ancora si fermano i genitori, perché comunque cominciamo un pochino prima dell'orario di catechesi, si fermano un po' i genitori, fanno merenda, poi andiamo insieme nella stanza, dove come prima cosa loro sistemano l'angolo, prendono i cuscini, sistemano tutto e si siedono e cominciamo col dialogare per raccontarci quello che è accaduto, se c'è stato qualcosa di bello o di brutto che devono condividere anche con tutti gli altri del gruppo. E il bello è proprio questo, che noi catechiste non siamo più quelle che devono insegnare, ma viviamo con loro proprio questo momento, anche se io, insomma, non riesco a sedermi sui cuscini, e questo gliel'abbiamo spiegato, gli ho detto che io sono un po' come una nonna, mentre Alessia, insomma, invece fa da mamma, e quindi, insomma, riusciamo comunque, insomma, a coinvolgerli e ad essere proprio con loro. Dopodiché si accende il lumino, si accende questa candela e c'è il momento della lettura della parola, che ascoltano volentieri, sono interessati e dopo vogliono proprio capire che cosa, se c'è qualche parola che non hanno compreso, chiedono e dicono quali sono state le loro impressioni. In pratica cerchiamo ognuno di noi di raccontare all'altro qual è stata la risonanza. E poi l'altra cosa che hanno sempre piacere di fare è mettere proprio su carta quello che hanno vissuto, disegnano quello che hanno letto praticamente, fanno dei disegni e sono contenti poi di raccontare quando arrivano i genitori per riprenderli, perché devono venire i genitori a riprenderli all'interno della stanza, perché non riusciamo a farli andare via. È tale la loro voglia comunque di continuare a rimanere, che devono venire proprio a prelevarli, perché noi non riusciamo come catechiste a mandarli via, a dire, insomma, che i genitori li aspettano fuori. Altre cose che abbiamo fatto come esperienza con questi bimbi è visitare la chiesa, quindi tutti i luoghi sacri, mostrare loro gli oggetti religiosi, quelli che servono appunto per la celebrazione. Sono stati molto interessati e, ecco, così per curiosità vorrei proprio condividere con voi una cosa che mi ha colpita particolarmente. Eravamo appunto in visita in chiesa quando a un certo punto abbiamo visto uno dei bimbi che era inginocchiato, mani giunte, mi sembrava Francesco il pastorello di Fatima, davanti alla statua della Madonna del Carmelo. L'abbiamo lasciato, ovviamente non l'abbiamo proprio disturbato, insomma l'abbiamo lasciato tranquillo, e poi è ritornato con noi e ci ha raccontato che aveva pregato per il nonno che da qualche giorno non c'era più. Quindi la spontaneità proprio del sentire effettivamente che con la preghiera c'è un contatto, c'è un incontro. Gli abbiamo ancora proposto di iniziare qualche volta il momento di catechesi facendo dei canti insieme in chiesa, insieme con il coro. È stato un momento che a loro è piaciuto, però quello che abbiamo notato è che nel rientrare poi nella stanza abbiamo avuto un momento di difficoltà, perché si sono sentiti un po' destabilizzati. Per loro era ed è importante avere quei momenti, cioè quell'incontro deve assolutamente seguire quella disposizione. Loro hanno bisogno di quello, di sentire la parola, sì, di essere proprio assolutamente ripetitivi, sì, ripetitivi, assolutamente ripetitivi, perché questo gli dà sicurezza. Questo gli dà la certezza che comunque ritrovano le cose così come le lasciano,
e quindi possono sempre contare su questa cosa. E come dicevo, ovviamente in questa stanza loro hanno le loro cose che poi prendono o rimettono a posto, e quando ci lasciamo appunto anche con i genitori che vengono a riprenderli, loro rimettono a posto il loro diario, perché abbiamo fatto un quadernone in cui segnano le loro impressioni, fanno i loro disegni, che un po' racconta tutto il cammino che è stato fatto fino a quel momento, quindi li distingue un pochino, no? E ci lavorano per un po' di tempo e ogni volta vogliono poi recuperare tutto quello che magari non sono riusciti a fare perché hanno dovuto lasciare. La mia impressione come catechista, ecco, la differenza che vedo fra, perché io ho una classe anche di, come ho detto, di una classe di catechismo tradizionale, devo dire la verità, io con i bimbi di 6 anni sicuro mi sento molto più serena, perché sono sì catechista, ma sono lì in mezzo a loro, quindi condivido davvero quello che leggiamo, condivido. Cerco di trasmettere l'amore per il Signore senza dover fare un po' troppo da maestra, perché purtroppo i ragazzini che sono più grandi è quello che si aspettano dalla catechista, c'è poco da fare, perché si aspettano dalla catechista che la catechista gli parli, gli dica, gli spieghi o gli faccia conoscere tante cose, perché ho provato anche con i grandi a leggere solo la parola o a coinvolgerli comunque in questa maniera, però purtroppo chissà perché, ma per loro è oggi non abbiamo fatto niente. È straordinario, perché loro sono abituati alla scuola e quindi già hanno questa forma mentis che li porta a dover per forza imparare qualcosa, a dover fare delle nozioni, bisogna se non gli diamo queste conoscenze, per loro non abbiamo fatto niente. Invece quei bimbi piccoli, ecco, tutto si realizza in maniera molto più spontanea, l'innocenza e il candore che hanno veramente degli occhi che sarà l'età, sicuramente l'età, insomma, che mi commuove particolarmente, però hanno un candore davvero che mi commuove proprio, sono proprio felice, veramente felice di aver fatto questa esperienza, e ho compreso davvero che per incontrare il Signore, per incontrare Gesù, non serve poi tanto conoscere tantissimo, basta un cuore puro, quello è quello che ci fa incontrare davvero Gesù, e poi lungo il cammino possiamo imparare tutto quello che vogliamo facendone ricerca. Grazie, scusatemi. Grazie Angela, ora ascoltiamo Valeria. E buongiorno a tutti. Ringrazio le catechiste di San Bonaventura e Don Stefano per avermi dato questa opportunità di portare la mia testimonianza. Spero che sia utile anche diciamo, all'organizzazione magari della catechesi. Io sono la mamma di due bambini, un bambino e un ragazzo, un bambino di 8 anni e uno di 12, che hanno e stanno diciamo, attualmente seguendo i due percorsi. Quindi il più piccolo, quello di 8 anni, a 7 anni ha iniziato il percorso di questa nuova catechesi, quindi di questa riforma, e ha iniziato in seconda elementare, perché appunto è partito quest'anno nella sperimentazione, e l'altro invece appunto sta seguendo il percorso per la cresima dopo aver fatto la prima comunione seguendo la catechesi tradizionale. E posso quindi un pochino mettere a confronto le due situazioni che trovo comunque entrambe positive, sia per come sono state seguite, come sono state organizzate nella nostra parrocchia, quindi non posso dire se c'è una catechesi migliore dell'altra, anche perché non sono forse io la persona più idonea per dirlo. Posso però da mamma vedere un po' come i
i ragazzi, i bambini hanno recepito questa, diciamo, questo cambiamento. E, diciamo che la spontaneità di cui parlava la catechista prima, io l'ho ritrovata in Riccardo, che è il più piccolo, e ho, diciamo, notato che effettivamente questa lettura che anche loro hanno fatto delle Sacre Scritture, questa quasi interpretazione, no? Una sorta di proprio di affrontare, no? La lettura del testo sacro senza aver ricevuto prima magari degli insegnamenti. Quindi un contatto proprio diretto, puro, nei confronti tra appunto il bambino e diciamo la parola di Dio. E mi sono accorta che effettivamente questa metodologia funziona con i bambini. E sono d'accordo anche con quello che diceva, che effettivamente in terza elementare i ragazzi arrivano un pochino più strutturati, hanno già, diciamo, un percorso che la scuola ha, diciamo, indicato loro, e quindi cercano sempre di ritrovare una situazione simile, cosa che invece all'inizio, in seconda elementare, forse ancora meglio in prima, non avendo, diciamo, un riscontro, diciamo una situazione analoga, forse cercano qualcosa di diverso e anche di nuovo, no? L'approccio è probabilmente più funzionale da questo punto di vista. Allora io posso un pochino ripercorrere quello che abbiamo fatto quest'anno con la catechesi di Riccardo, e abbiamo iniziato nei primi mesi dell'anno chiaramente della catechesi, quindi tra ottobre e novembre, con un percorso in cui noi genitori abbiamo affiancato i bambini, e in cui appunto il sacerdote Don Stefano ci ha presentato insieme un po' la struttura della messa, il funzionamento del percorso, magari nuovo per alcuni bambini, no? E quindi forse anche nuovo per alcuni genitori, o diciamo un pochino da rispolverare, perché effettivamente grande, diciamo, problema che si ritrova anche parlando con gli altri genitori, confrontandomi con loro, è proprio quello di, anche per molti genitori, di riaffrontare, no, un mondo, ripercorrere un mondo che magari è stato messo da parte per tantissimi motivi. Quindi sì, sono d'accordo che questa nuova, diciamo, questa sperimentazione serva anche, diciamo, ai genitori per avvicinarli o per riavvicinarli di nuovo alla Chiesa. L'importante forse è trovare il modo giusto, che dicevo prima, appunto, non è, da molti stato, cioè ci sono stati diversi tentativi, però effettivamente il mondo dei genitori è abbastanza complesso. Io sono anche un insegnante, quindi mi ritrovo un pochino in quello che spesso, diciamo, i catechisti possono provare, no? Nel rapporto appunto tra insegnante o catechista, appunto, e genitore. Alcuni, appunto, genitori hanno un po' vissuto questo cambiamento non in maniera serena, perché non sto parlando di qualcosa di drammatico, però effettivamente il cambiamento non è stato ben compreso da tutti. Anche il fatto di fare prima la cresima, anche se effettivamente, come ha spiegato giustamente, questo è l'ordine, no, un pochino più corretto, quando si va un po' a sradicare, no, una routine, e forse questo è quello che andrebbe sradicato, il concetto di routine. Quando si va poi a, diciamo, a sradicare una routine, si destabilizzano, no, delle situazioni, no, preconcette o già prestabilite. E quindi trovare il modo giusto, no, per far affrontare e comprendere effettivamente questo cambiamento è, secondo me, il punto su cui si dovrebbe fare una riflessione.
Effettivamente, diciamo, questa partecipazione in alcuni momenti è stata veramente positiva, appunto come vi dicevo all'inizio dell'anno quando abbiamo cominciato questo percorso. Durante, diciamo, l'anno ci sono stati degli incontri, ne ricordo uno in particolare in cui un pomeriggio ci siamo fermati appunto con i bambini, abbiamo letto insieme con le catechiste, abbiamo letto insieme le nozze di Cana, e quindi c'è stato proprio questo rapporto diretto con le Sacre Scritture, e abbiamo potuto vedere come i nostri bambini in maniera spontanea, in maniera molto appunto pura, si anche ingenua a volte, si approcciano appunto alla lettura, diciamo all'interpretazione del testo sacro. Una cosa che però abbiamo notato, ho notato anch'io, è che spesso loro, i bambini, però quando siamo presenti noi genitori, tendono un pochino ad avere un comportamento forse diverso rispetto a quello che hanno quando c'è diciamo ci sono solamente loro, no, nel gruppo, e questo, diciamo, aspetto lo abbiamo anche ritrovato la domenica quando accompagniamo i nostri bambini alla celebrazione, quando ci sediamo accanto a loro, perché questo è un altro momento di differenza che io ho potuto notare e vivere nei confronti di Alessandro, del mio primo figlio, perché quando appunto la domenica lo accompagnavamo io, non mio marito, alla celebrazione, lui poi andava a seguire con il suo gruppo, noi ci mettevamo da una parte, quindi in un altro punto della chiesa. E invece con questa riforma i genitori sono coinvolti maggiormente, quindi viviamo la celebrazione accanto ai nostri figli. E anche in questo momento, su questo momento ci sono un po' di perplessità, no? Proprio perché alcuni bambini magari in gruppo con il gruppo, diciamo, del catechismo si sentono più coinvolti, con la presenza del genitore appunto spesso assumono un comportamento che non è non sempre produttivo, ecco, agli occhi, diciamo, di alcuni genitori. Quindi va benissimo, cioè, secondo me, la presenza del genitore, anche perché questo serve anche a far condividere con il bambino, no? Però è giusto anche che il bambino abbia questo momento diciamo di incontro, soprattutto durante la celebrazione, in autonomia. E, in autonomia all'interno però di una comunità, comunque all'interno della comunità con la quale tutti i giorni, cioè tutte le volte che va a fare il catechismo, può vivere. Questo, diciamo, è l'esperienza che stiamo vivendo, sicuramente positiva appunto, ma di grande cambiamento, cioè andrebbe veramente forse estesa maggiormente, perché poi spesso non si comprende, no, per quale motivo alcune magari parrocchie stanno seguendo questo percorso e altre no. Quindi forse la sperimentazione andrebbe magari diffusa maggiormente per permettere magari a tutti di comprendere quello che secondo me appunto è molto più corretto, cioè avvicinare sin da subito il bambino, proprio per aiutarlo ad avvicinarsi a Dio in un momento di maggiore purezza, di maggiore candore, e soprattutto diciamo in una fase in cui ancora non ha costruito, no, delle strutture che poi lo portano magari a 11-12 anni a decidere di non proseguire, perché spesso è questo quello che accade, no? E io sono stata fortunata perché mio figlio Alessandro, il primo, ha seguito un percorso bellissimo, purtroppo, diciamo, interrotto a causa della pandemia, però il discorso che si faceva appunto dello Spirito Santo, lui il primo anno ha seguito regolarmente, ma il secondo anno in pandemia tutte le domeniche lui si svegliava per ascoltare la messa di Don Stefano sul tablet. Quindi significa che questo, diciamo, è stato un percorso che lo ha toccato da vicino sin da subito. Quindi però, al di là delle esperienze magari personali, posso dire che
diciamo, la situazione è comunque diciamo, è sicuramente, diciamo, da favorire, ecco, questo approccio iniziale in una fase in cui appunto il bambino può sin da subito entrare in questo mondo, diciamo, cristiano, quindi non aspettare troppo. Non so se diciamo, sono stata chiara, magari a volte anche un pochino, cioè, mi sono fatta prendere dall'esperienza, e quindi anche a livello emotivo ho cercato di raccontarvi un po' quello che posso aver provato, posso aver ritrovato nei miei figli. Vorrei dirvi altro, ma credo che devo tagliare così. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie molte sia ad Angela che a Valeria per questa testimonianza che ci hanno dato. Tengo a precisare che non è uno spot pubblicitario, è per raccontarvi quello che si sta facendo, quello su cui sta lavorando la diocesi, e per darvi degli spunti. Per esempio, questa cosa dell'ascolto della parola può essere utile a tutti come riflessione, o anche solo sapere che a 6 anni tranquillamente si può fare la catechesi può essere interessante per tutti. Bene, ultimissima cosa. Se prendete l'ultima pagina del foglietto, del libretto, ci stanno 5 punti. Questi 5 punti sono gli ambiti di riflessione che, insieme al cardinale vicario, abbiamo individuato per la catechesi. Cioè, ci sembrano 5 ambiti su cui dobbiamo riflettere. Quindi ve li proponiamo per dirvi, rifletteteci. Cioè, tutte le cose di stamattina sono una proposta di riflessione. Siccome voi siete rappresentanti delle vostre parrocchie, vi chiediamo di parlarne poi con gli altri catechisti della vostra parrocchia, no? Questi 5 ambiti ve li commento uno per uno rapidamente. 1. Catechesi del battesimo e del post-battesimo. Qualche anno fa la Diocesi di Roma ha fatto un bel lavoro sul battesimo e post-battesimo. Abbiamo fatto alcuni convegni diocesani, sono state fatte diverse proposte e tante parrocchie hanno avviato non solo gli incontri del battesimo, quelli classici, diciamo i 3 incontri magari che vengono proposti alle coppie, ma anche dei percorsi post battesimo, delle proposte post battesimo, a volte nella forma di piccoli gruppi di famiglie, a volte semplicemente appuntamenti liturgici. Ci sono già delle proposte interessanti in diocesi, sarebbe una cosa su cui tornare, sarebbe un tema su cui tornare da richiamare per non lasciar cadere questo lavoro fatto anni fa. Lì dove ci sono vanno bene e sono effettivamente utili, è una cosa su cui pensare, la pastorale battesimale e post-battesimale. I preadolescenti, cioè la fine delle scuole elementari e le scuole medie, fino almeno alla seconda media, sono un ambito sempre molto difficile, questo vale sia per la scuola che per la parrocchia. Sarebbe un ambito su cui pensare, a prescindere se vogliamo tenere la cresima nella preadolescenza oppure no, comunque è un ambito su cui pensare, perché anche la proposta di catechesi per la cresima ai preadolescenti in alcune parrocchie non è ideale, è un proseguimento della catechesi delle comunioni. Come fanno le comunioni, così fanno le cresime. Stavano in 12 in una stanza le comunioni? Stanno in 12 in una stanza le cresime. C'avevano una catechista alle comunioni? C'hanno una catechista alle cresime. Parlavano insieme di quelle cose? Ora parlano insieme di altre cose. Non può essere così. È cambiata l'età. Sono alle scuole medie, non puoi fare come facevano prima. Cioè, deve essere diversa la catechesi a quell'età. A prescindere se lo usiamo come catechesi per la cresima oppure no, ma deve essere diversa e in questo senso va un po' ripensata in alcuni, ma è difficile, vi dico, è un ambito di lavoro. 3. La cresima degli adulti.
questo è un po' più facile. Tutte le parrocchie hanno una proposta di cresima per gli adulti, ma è un ambito a cui non facciamo tanta attenzione. Cioè la catechesi, sì, vabbè, poi c'è la cresima per gli adulti. Invece il fatto di avere una proposta di cresima per adulti è fondamentale. È, diciamo, a volte delle persone si avvicinano in parrocchia anche solo per riscoprire la fede, magari la cresima già ce l'hanno fatta, no? Ma mi sono riavvicinato, ho ricominciato a venire a messa, cosa posso fare per... La cresima adulti dovrebbe essere proprio una prima presentazione della fede per chi vuole ricominciare, un riscoprire la fede da grande. Magari hai fatto il catechismo quando avevi 8 anni, sei rimasto a quelle cose lì e nessuno poi ti ha mai parlato da adulto, e quindi tu sei una persona adulta in tutti gli ambiti della tua vita, ma a livello di fede c'hai ancora 8 anni, preghi come quando c'hai 8 anni, fai le preghierine, no? Queste cose qua. Allora la cresima adulti potrebbe essere molto, molto importante, molto bella. Fra l'altro abbiamo un problema sulla cresima adulti dal punto di vista pratico, cioè che nella maggior parte delle parrocchie i corsi di cresima adulti si fanno o da ottobre a dicembre o da gennaio a marzo, no? Un sacco di gente viene nelle parrocchie a maggio dicendo: io devo fare il padrino di cresima a mio nipote, ma non ho la cresima, voglio fare il corso di cresima adulti. Mi spiace, deve tornare l'anno prossimo a novembre. Che senso ha, no? Invece dovremmo attivare in diocesi, in alcune parrocchie, in prefettura, in settore, non so, pensateci, dei percorsi di cresima che sono sempre, sempre attivi, no? Magari già ci stanno delle cose, non è che dobbiamo fare cose nuove, però... insomma, diciamocelo, pensiamo. Comunque, cresima adulti è un altro ambito che per noi si collega molto naturalmente alla catechesi dei catecumeni, cioè di coloro che da grandi ricevono il battesimo, perché abbiamo tanti catechisti dei catecumeni a Roma, ogni anno si battezzano un centinaio di adulti. Ci dovrebbe essere un legame, no? Fra la cresima, fra chi riscopre la fede da grande e chi invece la scopre proprio per la prima volta. Poi due ambiti invece diversi, che sono: quale proposta ai genitori dell'iniziazione cristiana, a prescindere riforma o non riforma, no? Ma sono 30 anni che parliamo del coinvolgimento dei genitori. Come si fa? Come lo facciamo? Come lo state facendo in parrocchia? Che proposta fare a un genitore che non presupponga la fede? Perché non si può presupporre la fede, no? E tu non gli puoi dire: siccome tuo figlio sta facendo la catechesi, vieni pure tu a fare la catechesi per gli adulti, oppure vieni, ti parlo di Gesù. Non è detto che gli interessi, eppure noi comunque vogliamo coinvolgerli. Allora, certo, qualcosa è per il fatto di essere genitore, quindi di accompagnare il figlio, ma che proposta gli facciamo? E poi, ultimo punto, come educare alla preghiera, ma questo già vi ho detto delle cose prima, quindi non ripeto, ma è una questione cruciale. Come educare alla preghiera, perché sulla preghiera si regge poi la vita cristiana. Se in una parrocchia si prega, si impara a pregare, si insegna a pregare, la parrocchia risorge, diciamo. Quindi ci sembrano questi 5 abiti importanti, ve li lasciamo per la vostra riflessione, pensateci, se avete qualcosa di bello che vi viene in mente così, scriveteci, insomma, ci sentiamo. Bene, concludo allora. Ringraziando di nuovo Suor Barbara che ci ha aiutato a cantare, e tutto l'ufficio, Angela e Valeria che ci hanno aiutato con le loro testimonianze, ringraziando tutti voi per la vostra presenza. E come diceva Domenico al principio, ci piacerebbe rifare l'assemblea dei catechisti l'anno prossimo. Promettiamo che non sarà a maggio, ma sarà in un momento dell'anno più tranquillo per i catechisti, in modo che ci possa essere più facilità di partecipare. Per qualsiasi cosa ci scriviamo, e adesso concludiamo cantando Regina Celi.